grande partecipazione di fedeli alla processione in occasione della solennità del Corpus Domini ieri domenica 19 giugno a Torre del Greco. La prima processione dopo 2 anni di fermo dovuti all'emergenza pandemica. Ricco il programma messo a punto dalla Basilica Pontificia di Santa Croce. Dopo il rosario alle 19 con le meditazioni di San Vincenzo Romano, alle 19.30 è seguita la solenne celebrazione eucaristica a cura del presbiterio. Al termine della Santa Messa, la processione eucaristica che ha attraversato via Beato Vincenzo Romano, corso Umberto I, via Piscopia, via Roma e via Diego Colamarino. La conclusione in piazza Santa Croce con la benedizione eucaristica. Un momento per vivere la pienezza della grazia con Gesù vivo e vero nel pane dell'Eucaristia. Il messaggio ai fedeli.